Ciao a tutti ragazzi, io sono Eros, la rasatura tradizionale. Il gruppo Facebook, la rasatura tradizionale che è passione calabrese milanese, che lascerò in descrizione, come tutti i miei social. Ci tengo a sponsorizzare il canale YouTube di Fabio. E visto che la scorsa volta nel video, l'ultimo che ho fatto, ho avuto una piccola dimenticanza, sono affiliato al sito Rasoi Goodfellas. Lascerò anche il link in descrizione di questa cosa, che praticamente vi permette di acquistare tutto ciò che volete, il prezzo a voi non cambia, però loro, in base a quello che voi spendete, mi danno una percentuale, insomma. Quindi lo posso sfruttare una volta raggiunto un tot di guadagno per allargarmi il mio set e ampliare il canale con novità. Incomincio con le mascotte. Abbiamo Squirtle che ormai la conosciamo da tanto. Poi oggi è tornato il Joker in questa versione un po' particolare. Ovviamente, come mai non può mancare il nostro amico Michelangelo, Cowabunga, ragazzi. Poi quest'oggi come set, allora, come prebarba utilizzo questo shave gel, anche se magari propriamente prebarba non è. Poi come balsamo andiamo ad utilizzare questo della linea Uomo senza alcol. Il sapone invece è una mia creazione, in quanto gli abbiamo dato questo nome, Eros Rasatura Tradizionale. Tac. Ovviamente voi vedete i quattro colori. Abbiamo il verde, il bianco, il rosso e il blu. Perché? Perché praticamente sono proraso verde, proraso bianca, proraso rossa, cella rossa e proraso blu. Questi sono gli ingredienti mischiati per ottenere questo sapone. Poi, come aftershave alcolico invece andiamo ad utilizzare il Pino Silvestre. Come pennello, visto che mi è stato chiesto nei commenti dell'ultimo video, vado ad utilizzare Omega Proraso 83, rimanicato, o meglio, customizzato da me, come se fosse un barattolo di vernice che cola, insomma. Come rasoio vado a riutilizzare il rasoio di mio nonno, che l'ho già armato e ho già bilanciato la lametta, che la lametta in questione è questa, la Derby Premium. Quindi io adesso vado a sciacquarmi il viso e incominciamo questa avventura con questa lametta su questo rasoio, insomma. Eccomi qui. Oggi andiamo a testare ancora questa tecnica di mischiare, anche se questo non è proprio un vero e proprio barba, però noi andiamo a mischiarlo. L'ho utilizzato anche per la testa oggi e mi ha dato un bel post rasatura mischiato con il balsamo. Ovviamente poi il balsamo lo andrò a rimettere per idratare la pelle una volta terminata la rasatura, però questa procedura qua diciamo che la faccio perché ho notato che mi trovo un po' meglio rispetto a mettere solo e esclusivamente il gel o prebarba, diciamo, in crema. Facendo questa cosa qui, di mettere anche il balsamo, mi trovo meglio. Andiamo a massaggiarlo bene. Barba di 3 giorni, speriamo che
questo rasoio sia tranquillo anche su una barba di 3 giorni, ma l'altra volta avevamo già imparato più o meno a tenere un angolo corretto. Adesso andiamo a inumidire appena appena le setole, perché comunque avendolo usato per la folta chioma che vedete, non è che abbia bisogno di chissà quanta acqua. Inizio come potete vedere, il recipiente è bello ampio perché sono 300 ml di roba, cioè una roba assurda. L'avevo creato un bel po' di tempo fa quando ancora abitavamo in affitto. Questo infatti era un contenitore di, se non sbaglio, di creme per capelli, e io siccome ne ho tanti, sai com'è. Creme per capelli, e quindi quando è finito l'ho utilizzato per altro, che forse è meglio. Perché siccome io capelli ne ho troppi, sai com'è, meglio evitare di usare troppi prodotti, non sia mai che... L'abbiamo prelevato, adesso incomincio il montaggio. La profumazione di questo sapone è un qualcosa di particolarissimo perché si mischia mentolo, burro di karité per quanto riguarda la ProRaso Rossa, la mandorla per quanto riguarda il Cella. Il sentore di liquirizia per quanto riguarda la ProRaso Blu, mi piaci tu, e la bianca per quanto riguarda il tè e l'avena. Una fragranza veramente molto molto particolare. E poi non ci ho messo neanche tanto a crearlo sto sapone, perché ho preso una bilancina per alimenti, ho fatto tarato in modo tale che il pentolino non venisse contato, e poi ho messo 8 grammi di ciascuno. Il cella l'ho dovuto mettere per un motivo, perché mi hanno consigliato sui vari gruppi di utilizzare un sapone tipo cella oppure il Vitos al cocco, perché aiuta la solidificazione del sapone, in quanto diciamo, la ProRaso in sé ho usato solo in crema la blu, e tutto il resto l'ho usato in ciotola. Però se mettevo solo quelle, praticamente rischiavo che magari non si solidificasse o comunque non diventava bello compatto una volta raffreddato, insomma, perché io comunque ho messo tutto nel pentolino, poi ho messo sul fuoco, ovviamente molto molto basso, cioè praticamente quasi a zero. Ho fatto scaldare tutto, una volta che si era amalgamato tutto, ho dato una bella girata. Poi ho versato direttamente nel contenitore che avete visto e poi ho lasciato raffreddare finché non diventava solido. Poi ho richiuso, l'etichetta me la sono creata io, disegnata e tutto. Poi sono andato in un posto dove praticamente facevano di tutto e di più, quindi me la sono fatta plastificata, e automaticamente dietro c'è anche la possibilità, c'avevo la possibilità di avere un adesivo, quindi è perfetto, cioè ho fatto un lavoretto wow. Adesso andiamo a scaldare il rasoio, che è già pronto. Allora, rasoio del nonno armato con Derby Premium, e partiamo.
Qui in questo caso non apro perché comunque avevo visto anche l'altra volta che se aprivo troppo non va bene. Allora, diciamo che con queste tri... cioè con le triste, sì, buonanotte. Con le derby sento comunque la lama che gratta, eh. Poi magari dipende anche dal fatto che questo rasoio qui ha la testina veramente curva e probabilmente tutti i tipi di lamette sono un po' aggressive. Ok, adesso passiamo alla seconda guancia. Buono. Di qua l'ho sentita di meno, quindi dipende anche un po', magari forse dall'angolo, può essere. Comunque, a livello di protezione, essendo che ho mischiato quattro saponi, ne abbiamo all'infinito, eh. Cioè, è una schiuma o comunque sapone molto molto protettivo, eh. Questa cosa mi è stata detta anche in alcuni gruppi Facebook, che i barbieri, diciamo, se non sbaglio, tipo Thailandia, Filippine, quelle zone lì, insomma, barbieri esteri utilizzano spesso e volentieri questa tecnica di mischiare vari tipi di sapone per renderli più, aumentare la protezione, insomma. Io invece l'ho fatto così, senza sapere nulla. Diciamo che la prima volta che l'ho creato è stato perché ho visto su Facebook una ricetta che era quella del sgan della pizza, che sarebbe tra virgolette un clone del fine snake bite. E quello era creato con prorraso verde, palmolive verde. E in quel caso gli avevo messo ancora il cella perché non avevo il, come si dice, il Vitos. Per questo ho capito che il cella, in base a quello che crei, serve come legante per far sì che il sapone diventi bello solido, insomma. Essendo che comunque contiene il tallow. Adesso facciamo l'obliquo.
qua un pochino si sente, infatti qualche taglietto oggi me lo sono fatto, però vabbè, pazienza. Probabilmente questo rasoio magari non è adatto con questo tipo di lamette. Oppure, essendo un rasoio molto aggressivo da quello che si può vedere, su una barba di 3 giorni non va bene, bisogna aumentare i giorni, bisogna andare su barbe più lunghe. Anche perché nello scorso video non mi sono fatto nulla, invece questa volta purtroppo mi sono un po' distrutto sotto il collo. Probabile che le derby magari per questo rasoio non vanno. Ok, adesso facciamo la terza e ultima passata in contropelo. Vado a recuperare ancora un attimino di schiuma o di sapone, come uno lo vuole chiamare, insomma. Andiamo a recuperarla. Oggi poi vado a recuperare anche due cosine nel box di Amazon. Così potrò fare un video unboxing appena avrò un attimo di tempo. Più che altro lo posso fare per un articolo, perché per l'altro devo terminare prima una scatola portalamette, perché tra quelle che avevo io e quelle che il buon Fabio mi sta passando, ne ho accumulate abbastanza. Quindi devo creare un qualcosa. Poi, una volta che l'avrò terminata, comunque farò un piccolo, magari piccolo video oppure delle foto, le metterò nella community, così vedrete un po' cosa la mia mente ha creato. Adesso facciamo l'ultima passata in contropelo. Già togliere il sapone dal rasoio già è un casino, quindi vuol dire che è abbastanza compatto.
devo dire che mi piace veramente tanto sto rasoio, eh. Secondo utilizzo in una settimana, quindi sì, beh, purtroppo qualche taglietto me lo sono fatto, ma pazienza. Adesso mi vado a sciacquare il viso e poi sistemo un attimo il baffo e facciamo balsamo e aftershave, ragazzi. Eccoci qui. Adesso mettiamo un po' di balsamo. Andiamo a idratare un pochino la pelle. Che anche questo balsamo dell'erboristeria ci sta tanta roba. Una profumazione, diciamo che si abbina molto con la ProRaso Blu. Sembra quasi tipo di cannella o cose tipo caramellose, insomma. Ecco, anche oggi purtroppo questo video è durato un po', ma non ci posso fare niente. Il tempo che ci vuole, ci vuole, anche perché le cose si fanno con calma, non si corre mai, come potete vedere. Il risultato è pressappoco lo stesso dell'altra volta, magari qualche puntino qua sotto, però non capisco perché allo specchio non lo vedo, guardo sulla telecamera del telefono e sembra che qua c'ho tutti i puntini, in realtà non c'è niente. Boh, effetto strano della telecamera, non lo so. Andiamo ad agitare il nostro Pino Silvestri, ragazzi. Facciamo diventare bello spumoso. Andiamo a metterne un po'. Forse ne è venuto troppo. Adesso urliamo come mamma, ho perso l'aereo, mamma mia. Comunque sto rasoio qua oggi mi è piaciuto molto di più dell'altra volta. L'altra volta mi era piaciuto, ma oggi sono riuscito ad arrivare a un BPS più o meno del 98%, ragazzi, cioè veramente pochissimo. Quindi wow. Adesso mi asciugo un attimo le mani, mi do una sventolata. Andiamo alle conclusioni, diciamo, di questa sbarbata e ai saluti, ragazzi. Allora, questa combo che ho visto fare, diciamo, da questo barbiere di TikTok, quanto riguarda il fatto di mettere il prebarba del Cella e il balsamo del Cella rosso assieme, mi piace tanto. Infatti, la sto sfruttando anche con queste cose con altri tipi, però devono essere gel, quanto riguarda quantomeno il prebarba, perché se lo mettiamo in crema secondo me non funziona. Posso provarci, infatti fatemi sapere se magari vi può andare di vedere in un video un tentativo del genere. Per quanto riguarda il sapone, veramente tanta roba. Perché quella creazione lì con quattro saponi top Italy, made in Italy, veramente wow. Livello di balsamo non si può dire nulla perché veramente mi ha lasciato la pelle proprio wow, super elastica. Pino Silvestre, stessa storia, fragranza veramente buonissima, erbacea,
di bosco, quindi siamo andati a fare una sbarbata con 50.000 tipi di fragranze, ma è quello che a noi piace. E niente, il video lo finiamo qui. Se vi è piaciuto questo video un po' lunghino, mettete like, condividete, iscrivetevi al mio canale attivando la campanellina e mi raccomando, andatevi a iscrivere anche al canale di Fabio che lascerò in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Buone pelate e buone sbarbate a tutti. Ciao, a presto!